Buonasera Marcello, buonasera sì, a tutti e a questo punto oggi direi anche tanti auguri perché è il tuo compleanno, grazie. E, grazie. e Quale modo migliore di festeggiare con una puntata particolarmente speciale? Allora eh, facciamo una brevissima premessa, questa sera salutiamo, ci sta seguendo da casa Rita di Gioacchino esatto. che ovviamente ringraziamo perché ha reso possibile. La serata che sta per cominciare purtroppo per motivi suoi personali ha dovuto ha cercato fino all'ultimo di essere con noi, sì, non ha esatto. potuto partecipare, ma eh, insomma, ripeto, ci sta seguendo e noi la salutiamo, le mandiamo esatto. un grande abbraccio. Assolutamente, e, un forte bacio. esattamente, esattamente. Allora, Marcello, per chi non ci conoscesse, perché questa sera abbiamo un pubblico eh, che mh, sicuramente tante persone non ci hanno mai visto, intanto, noi Cominciamo a salutare i nostri irriducibili, Davide Di Palo, Sonia Heisenberg, Marchino, Venavi, Antonio Viglione, Andrea Bai, Walter, esatto. insomma chi più ne metta. È una puntata esatto. molto particolare con un ospite davvero particolare che veramente non ha bisogno di presentazioni. E dal momento appunto che tanta gente ci segue, magari questa sera per la prima volta non ci conosce, Darkseid è un uh, format di informazione eh, indipendente. Trattiamo spesso casi controversi senza la presunzione di dare presunte verità o smantellare certezze. Oggi in particolare intervisteremo Luca Palamara che ci racconterà la sua verità e come per ogni nostro ospite ovviamente eh, non, non serve specificarlo, non, non c'è la pretesa di dare verità in assoluto. Però siamo veramente contenti di avere con noi questo ospite. Eh, Luca Palamara, ripeto, ha bisogno di poche presentazioni tra i casi di cui si è occupato che possiamo ricordare brevemente Calciopoli, il caso Moro, che i nostri ascoltatori in particolare conoscono molto bene. E poi eh, è stato eh, il protagonista, è tuttora il protagonista del caso che appunto lo vede al centro di questa vicenda che è l'argomento principale del libro scritto con Alessandro Sallusti, direttore esatto. del giornale, Il Sistema. A questo punto chiederei ad Andrea di mandare sullo schermo il nostro ospite, Luca Palamara. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Grazie. Grazie per essere qui, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo salutato a voi la comune amica Rita di Giovacchino che purtroppo non ha potuto partecipare. E allora io direi, dottor Palomara, partiamo, partiamo, insomma, cominciamo subito con, con le danze. Parto io con una prima domanda. E allora, in questa vicenda che l'avete protagonista, grande risalto, è stato data l'ormai famosa cena... Dell'hotel Champagne di Roma che si è tenuta l'8 maggio 2019, alla presenza tra gli altri del giudice Cosimo Ferri, esponente illustre di magistratura indipendente all'epoca deputato del PD prima di passare Italia Viva, e del deputato ed ex ministro anche lui PD Luca Lotti. Questa scena è stata intercettata dal trojan inoculato per ordine della procura di Perugia sul suo cellulare. Il trojan eh, sostanzialmente rende. Il cellulare come una microspia perennemente accesa, ecco il giorno successivo a questa cena eh, ormai molto nota. Il 9 maggio quindi del 2019 avviene un fatto strano. Durante la cena presso il ristorante dei Parioli, mamma Angelina con Giuseppe Pignatone, capuscente della Procura di Roma, il Trojan fa cilecca. O almeno questo è quello che si è pensato fino al 9 marzo di quest'anno, quando sul, il, sul Riformista. Esce la notizia che invece, stando alle indagini fatte da Cosimo Ferri, attraverso dei suoi tecnici altamente specializzati, queste intercettazioni ci sarebbero state, ma le trascrizioni non sarebbero in possesso della Procura di Perugia e non si sa chi le abbia in custodia. Allora, la domanda è, anzi, sono due. Lei come si spiega questa vicenda? E se venissero fuori queste trascrizioni, che non si sa se ci sono o non ci sono, metterebbero in discussione l'impianto generale della vicenda che l'avete coinvolto e se sì in che modo? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere per me essere con voi e poter trattare dei temi che nonostante come dire, i tanti interventi di queste ultime settimane magari non sono stati portati all'attenzione del grande pubblico. Io voglio fare una premessa. Eh, è chiaro che l'utilizzo del Trojan eh, nella nostra legislazione, al di là della mia vicenda eh, personale, è uno strumento molto importante eh, per scoprire gli autori dei reati. Diciamolo in maniera molto chiara: il Trojan nasce come una elaborazione giurisprudenziale, poi viene applicato per legge ai reati di mafia e di terrorismo la cosiddetta legge spazza corrotti viene applicato anche ai reati di corruzione è ovvio che io non pensavo mai di poter essere destinatario di un trojan questo lo voglio dire con molta eh, chiarezza e con molta nettezza e mai potevo pensare che un trojan che mi viene messo per scoprire una corruzione in realtà scopre eh, quelli che sono eh, gli accordi eh, o i presunti accordi o le presunte discussioni o le presunte mediazioni per la nomina di un ufficio importante, quello della Procura di Roma. La cena dell'Hotel Champagne, in cui voi avete fatto riferimento, non è nulla di più, nulla di meno di quello che sei mesi prima venne fatto in occasione della nomina del vicepresidente del CSM, l'attuale vicepresidente del CSM, che regolarmente siede al suo posto. Solo che in quel caso. La cena poteva essere fatta nel caso dell'Hotel Champagne, viceversa, testa scandalo. Eh, io sono stato e sono, mi sento pubblico ministero. Come i tanti pubblici ministeri che svolgono le indagini, eh, normalmente eh, quando si tratta di disporre un'intercettazione ci si occupa della fase eh, cosiddetta normativa, cioè eh, il pubblico ministero chiede al GIP un'intercettazione salvo i casi di urgenza, ma non si occupa degli aspetti tecnici. Gli aspetti tecnici del Trojan che mi hanno riguardato stanno evidenziando quelle che per la nostra difesa sono delle anomalie. Una fra tutte la diversità eh, di situazione che si è verificato tra il Trojan dell'8 e del 9 maggio rispetto alla serata del 9 maggio. Nel caso dell'Hotel Champagne ha funzionato. Nel caso della cena a cui voi avete fatto riferimento, quella presso il ristorante Mamma Angelina, in occasione del pensionamento del dottor Pignatone, viceversa, il Troia non ha funzionato. Ci sono dei tecnici che stanno cercando di capire il perché questo è accaduto, eh, ci sono i difensori, io su questi temi penso eh, che ci sarà molto da dire, ma ci sarà molto da dire nelle sedi competenti. Rispetto alle quali, però, io penso che il mio dovere, anche nell'interesse dei cittadini, proprio perché il Trojan è stato presentato come uno strumento molto importante per la lotta alla corruzione, capire quello che è accaduto. Se il Trojan deve essere uno strumento per prevenire i reati, dobbiamo capire tutti come funziona, quanto funziona, in quale condizioni funziona. Non possiamo permetterci, in uno Stato di diritto, un Trojan che funziona ad intermittenza perché se noi legittimassimo questo e questo lo dico non con riferimento ai pubblici ministeri perché ripeto il pubblico ministero qualunque esso sia non segue necessariamente sempre la parte tecnica avremmo una giustizia che funziona in maniera intermittente invece la, la giustizia deve funzionare in maniera uguale per tutti e su questo io spero e sono convinto eh, che eh, gli accertamenti nostri, ma anche della stessa Procura della Repubblica di Perugia e di Firenze, sapranno realmente far comprendere quello che è accaduto e del perché il Trojan ha fotografato solo una scena, quella dell'Hotel de Champagne, e non ha fotografato altre scene che altrimenti potrebbero, sarebbero potute essere molto importanti. Quindi, se queste trascrizioni esistessero, veramente è una cosa molto strana il fatto che non siano depositate alla Procura. Guardi, io non so se queste eh, trascrizioni esistano o meno, so per certo che però, eh, perché questo risulta dalle carte, eh, la registrazione del 9 maggio, della giornata del 9 maggio, venne ascoltata solo quattro giorni dopo, il 13 maggio. Questo risulta eh, dalle carte. Questo penso sia un dato molto importante perché nessuno poteva sapere. Che eh, il 9 maggio si sarebbe tenuta una cena e che quella cena non doveva entrare nel perimetro degli ascolti della guardia di finanza. Perfetto. Allora, Marcello lascio a te la palla. Prego. Allora, io parto da una notazione di un libro del, del collega Edoardo Montolli, eh, un libro che si chiama Il Caso Genchi, dedicato alla, alla, alla storia del consulente tecnico, famoso consulente tecnico. In questo libro si parla molto di un magistrato che si chiama Giuseppe Cascini, del quale anche lei scrive nel suo, nel suo libro. E in particolare, eh, a gennaio, 27 magistrati, scorso gennaio, hanno stilato un documento molto duro nel quale vengono chieste le dimissioni di Cascini dal CSM se non fosse stato in grado di smentire quello che lei scriveva. Tra i firmatari di questo documento ci sono Clementina Forleo e Gabriella Nuzzi che richiamano la vicenda di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli ed ex magistrato, e la famosa inchiesta Why Not. Eh, le vorrei chiedere del, del suo rapporto, di cui lei parla nel libro Lungo rapporto con Cascini, eh, dall'epoca del caso De Magistris, proprio fino a prima della sua, della sua vicenda personale. Giuseppe Cascini è stata una persona con la quale ho condiviso i momenti più importanti della mia vita politica associativa, oltre che lavorativa, perché entrambi abbiamo svolto per tanti anni le funzioni di Pubblico Ministero alla Procura di Roma. Eh, penso di aver vissuto con Giuseppe Cascini la fase direi, più importante. Eh, per quanto mi riguarda della cosiddetta contrapposizione tra politica e magistratura, io ero presidente, lui era segretario dell'ANM e insieme abbiamo tra applicato quello che era l'accordo tra due correnti molto importanti della magistratura, quella di Unicost e quella eh, di Aria. Giuseppe Cascini, tra l'altro, è stato uno dei magistrati titolari del procedimento che poi hanno portato all'arresto dello stesso Centofanti, dell'avvocato Amara e dell'avvocato eh, Calafiore per gli strani scherzi del destino, eh, come dire, ha intersecato tutte le vicende che mi hanno riguardato. Dopo faremo una parentesi Questa... per spiegare a chi ha es sì. esatto, Prego. devo essere sincero, che fa, trovo, ho difficoltà nel comprendere. Le ragioni per cui all'interno dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura oggi non vengono realmente spiegati i meccanismi che presiedono alle nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi. Io penso che necessariamente non debba essere solo la mia persona, quella destinata o deputata, a spiegare come ha funzionato il meccanismo delle nomine. In virtù di un'operazione che tende da un lato a screditare la mia figura, dall'altro a ridimensionare il racconto che faccio tutti coloro che siedono oggi all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura iniziare proprio da Giuseppe Cascini conoscono bene come sono avvenuti gli accordi, come sono avvenuti anche gli accordi con la politica e come sono avvenuti anche gli accordi che hanno portato alla nomina del vicepresidente Ermini e come sono avvenuti gli accordi all'interno. Oh, oh, oh. Eh, del Consiglio Superiore della Magistratura. Limitare questa situazione solo ed esclusivamente alle persone che sulle chat hanno interlocuito con il sottoscritto, a mio avviso, è un'operazione che non consente di comprendere il reale meccanismo di funzionamento interno delle nomine. Questo è uno dei motivi per i quali io, poi unitamente al direttore Sallusti, mi sono determinato a raccontare. Eh, nell'interesse di tanti magistrati che me l'hanno chiesto, non ultimi appunto quello dei 67 firmatari di quella lettera a cui voi avete fatto riferimento, ma anche di tanti cittadini italiani, come ha funzionato il meccanismo interno alle nomine eh, non ultima, quella che ha riguardato lo stesso dottor Giuseppe Cascini Ecco, lei dottor Palamara mh, mh, ha Rievocato dei nomi che entrano appunto nel nella vicenda eh, Fabrizio Centofanti, Giuseppe Calafiore, Piero Amara. Ah, innanzitutto, una parentesi: i, i nostri complimenti perché il suo libro sta eh, sbancando veramente le classifiche. E sicuramente questo è un sintomo di grande interesse. Io credo che probabilmente la magistratura non sia mai stata così all'attenzione dell'opinione pubblica come in, in questa occasione, sicuramente è emblematico. E... Io mh, sono veramente contento invece di aver partecipato eh, lavorativamente parlando a un altro libro molto importante che tratta sempre dell'argomento: il libro del collega Antonio Massari, Magistropoli, dove invece c'è un focus molto approfondito sulle tre figure, appunto, che lei ha nominato. E questo giusto per eh, far capire a chi ci ascolta, eh, che appunto, come dice lei, si intersecano queste storie, sono delle storie. Veramente molto complicate che non, non possiamo oggi a cui non possiamo dedicare molto spazio, quindi ovviamente eh, invitiamo a chi fosse interessato ad approfondire. Eh, ad approfondire. Leggere il libro. Cioè, di, sì, a leggere il libro c'è cioè di mezzo con Piero Mara, l'avvocato esterno dell'ENI, eh, Fabrizio Centofanti, un. Uh, Invece un non so come definirlo, comunque una persona con una vasta rete, una vasta rete di conoscenze. E poi c'è la vicenda del magistrato Longo di Siracusa. Insomma, questo è un po' il quadro veramente complicato e veramente, eh, veramente però questo, Io Come dire, non, non ho mai voluto parlare perché sono vicende che riguardano il mio processo a Perugia, però ci tengo a dirlo con molta tranquillità. Io Fabrizio Centofanti lo conosco in ambito familiare eh, dal 2007. L'Avvocato Calafiore non l'ho mai incontrato in vita mia, nemmeno una volta. L'Avvocato Mara l'ho visto solo una volta casualmente ad un compleanno di Centofanti. Questi sono i miei rapporti con queste persone. E questo è il motivo per il quale eh, ovviamente io mi batto e mi continuerò a battere affinché eh, esca fuori tutta la verità che ha riguardato la mia storia, eh, che ha riguardato la nomina del procuratore di Roma, eh, che ha riguardato la nomina del, eh, di tutti gli uffici più importanti d'Italia. Altrimenti, mi creda, eh, e ve lo dico in maniera molto tranquilla e serena, proprio perché capisco lo spirito e ho seguito lo spirito di questa trasmissione, non avrei né scritto il libro né mi sarei determinato, eh, direi quasi quotidianamente, a raccontare ai giornali e alle televisioni la mia storia. Eh, se avessi avuto qual qualcosa da nascondere, non mi sarei esposto. Siccome non ho nulla da nascondere, mi espongo bene, allora, eh, Marcello. Prego. Sono molto allora, io voglio eh, tornare a un'altra un figura che lei ha citato prima, che appunto riguarda la questione del trono, cioè l'ex procuratore Pignatone. Dopo l'addio di Pignatone e dopo che. Eh, il libro e la sua vicenda ha insomma fatto esplodere un po' il caso oggi in che situazione versa la Procura di Roma eh, oggi come dire non sono l'interlocutore più adatto oggi per dire in che situazione versa la Procura di Roma io posso dire che eh, unicamente al dottor Pignatone eh, mi sento di aver contribuito eh, alla realizzazione dell'attuale assetto della Procura di Roma eh, seguendo, quelle, le indica, seguendo le indicazioni che mi provenivano dall'interno dell'ufficio, dal dottor Pignatone al dottor Cascini eh, alle figure più importanti che eh, caratterizzavano quell'ufficio, proprio perché c'era una sorta di gioco di squadra e di sponda tra l'attività della Procura di Roma e il Consiglio Superiore della Magistratura. E siccome io mi sono sempre mosso e sono stato animato da un intento di affermare i principi della giustizia giusta e soprattutto di dare al mio ufficio perché ritengo eh, che nella mia esperienza 25 annale di magistrato la procura di Roma sia il mio ufficio non trascurando ovviamente l'importante esperienza l'importante e fondamentale esperienza che io ho svolto presso l'ufficio della procura di Reggio Calabria che come racconto nel libro eh, rappresenta gli albori della mia esperienza, però, Roma, sicuramente è l'ufficio che ha caratterizzato la mia esperienza professionale sia dal punto di vista investigativo che dal punto di vista della politica associativa. e Quindi mi sento di aver contribuito eh, a dare alla Procura di Roma, ad esempio, quelli che sono la quasi totalità degli attuali aggiunti. Eh, che eh, secondo le richieste del procuratore rispondevano alle esigenze funzionali in quel momento dell'ufficio. Oggi, eh, come dire, eh, i fatti e le vicende che mi hanno riguardato in qualche modo mi hanno, mi auguro momentaneamente allontanato da quell'ufficio, eh, che però sento e continuerò a sentire mh, sempre mio, anche per i tanti rapporti umani che io ho stabilito non solo con i magistrati, i pubblici ministeri, i giudici. Ma Soprattutto con i cancellieri, con il personale amministrativo, con i vice procuratori onorari che non vorrei si dimenticasse: sono coloro i quali mandano avanti poi la macchina della giustizia. Perché senza i procuratori onorari che oggi stanno affrontando una difficile sfida, vi assicuro che l'ufficio di piazzale Clodio resterebbe paralizzato. Sicuramente avverto, questo lo dico con molta eh, nettezza che c'è da parte di tanti la volontà oggi di capire come sono andate veramente le cose. Quella verità iniziale eh, che alcuni giornali avevano eh, provato a propinare, corruzione al CSM, eh, 40.000 euro presi per una nomina alla procura di Gela che non è mai avvenuta, oggi non convince più nessuno e questo è il motivo per cui... Ripeto, mi sento in dovere di dover spiegare tutto. E la questione dei 40.000 euro, giusto per riannodare i fili, è quella che lega la sua vicenda a quella del, mag del magistrato di Siracusa Longo? Ed è eh, Mara, che esatto, è quella che determina l'inserimento del Trojan, solo che il Trojan non scopre la corruzione, ma scopre, come ripeto, un accordo Tra se non per sbaglio, rovinare... Se non sbaglio, L'attivazione il il che... la, la, del Trojan viene disposta anche per Calafiore e, e per Longo, se non sbaglio, però a loro non si attiva. A loro non parte mai, il Trojan scopre la corruzione, ma scopre appunto la famosa... Notte il Trojan si attiva solo sul, suo, solo sul suo telefono. E allora, tutti gli accordi per la nomina eh, di Marcello Viola, eh, che era totalmente ignario come spesso e come sempre avviene per le nomine eh, di quello che stava sì. accadendo. Allora, eh, tutti, ovviamente chi ci sta ascoltando, penso che tutti eh, siano informati delle polemiche riguardo al viaggio compiuto da Matteo Renzi in Arabia Saudita, eh, dal principe Bin Salman che è stato indicato dalla CIA, da un documento della CIA, come il... Eh, mandante dell'omicidio del giornalista Cascioggi. Eh, proprio a riguardo di questa sua trasferta, l'ex magistrato Nello Rossi sostanzialmente ha dichiarato alla stampa che intorno a Renzi andrebbe mh, fatto un cordone sanitario. Ovviamente eh, Matteo Renzi il 2 marzo replica il 2 marzo di quest'anno, quindi pochi, pochi giorni fa, un mese fa, eh, ha replicato rilasciando al giornale. Una dichiarazione che suona un po' come un, forse un avvertimento, qualcosa del genere. Comunque dice questo Renzi riferito a Nello Rossi, andrebbe approfondito se nella sua carriera è mai venuto in contatto con il cosiddetto sistema Palamara. Ecco, la domanda è perché secondo lei Renzi ha fatto questo riferimento? Va di moda in questo periodo parlare di sistema Palamara o è stato un messaggio? E se è stato un messaggio rivolto a chi? Questo ovviamente non posso essere io a sapere a chi si riferisse il senatore Renzi quando ha usato queste espressioni. Io posso dire che Nello Rossi è stato per tanti anni il mio procuratore aggiunto. Chi conosce Nello Rossi sa che è una persona dal punto di vista intellettuale di notevole spessore, ed è stato un riferimento per tanti esponenti di magistratura democratica all'interno della magistratura. Io penso che queste dichiarazioni di Nello Rossi, cui avete fatto riferimento, siano un po' la fotografia del racconto che ho fatto nel libro. È inutile negare che esista all'interno della magistratura una parte fortemente ideologizzata e politicamente caratterizzata. Io penso che non c'è nulla di male e non c'è nulla di offensivo nelle, eh, nelle mie parole, ma solo un modo di. Fotografare la realtà sarebbe bello che gli stessi interessati tranquillamente lo ammettessero. Se io avessi espresso un giudizio del genere su, come dire, un esponente del centro-destra o del centro-sinistra, sicuramente eh, avrei avuto degli stralli all'interno della magistratura per le parole che ho detto. Ma per quanto mi riguarda, le parole di Nello Rossi non sono nulla di più, nulla di meno di quelle che, ad esempio, io riscrivo nel libro quando il mio collega Pier Giorgio Morosini all'epoca consigliere del CSM disse alla giornalista Annalisa Chirico a proposito del referendum del 2016 e degli epiteti che lui riservò agli allora esponenti della maggioranza governativa appunto Renziani e del Partito Democratico eh, che evidenziano come all'interno della magistratura ci sia una parte che sia eh, fortemente portata a, eh, come dire, a voler anche dire la sua nell'ambito eh, del campo politico questo esiste detto questo eh, non penso che eh, debba essere io a raccontare il ruolo e la figura di Nello Rossi all'interno delle correnti All'interno della, della magistratura democratica sarebbe più bello, proprio prendendo spunto dalle recenti parole che Nello Rossi ha utilizzato anche con riferimento alla mia recente audizione presso la prima commissione del CSM che fosse lo... Nello Rossi, ad esempio, a raccontare eh, come avviene la carriera dei magistrati all'interno appunto della magistratura all'interno delle correnti, come è avvenuta. La, a descrivere quella che è stata la sua carriera, eh, se c'è stato, dell stato o meno bisogno dell'appoggio delle correnti, se c'è stato o meno bisogno dell'appoggio della componente laica all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, come sono stati, come sono avvenuti i suoi passaggi eh, interni alla magistratura. Io penso che questo renderebbe molto di più, come dire, proficuo un momento di riflessione sull'attualità del sistema correttizio all'interno della magistratura. È ovvio che nel momento in cui non viene fatto dalle altre parti, poi tocca a me in questa fase, in questo momento, descriverlo e raccontarlo non contro qualcuno, ma proprio per descrivere realmente quello che è accaduto e metterlo a disposizione di tutti e decidere se questo meccanismo è ancora attuale o come tale debba necessitare di un momento di riflessione. Forse è una mia impressione, ma alcune delle domande eh, rivolte ipoteticamente a Nello Rossi sembravano molto retoriche. Però ripeto, potrebbe essere una mia impressione. Sono retorica, ma allo stesso tempo, siccome Nello Rossi è un uomo da una forte onestà intellettuale, io penso che non avrà nessuna difficoltà a dirlo prima. Lui, eh, prima che debba essere io a raccontarlo, ma come vale ah. per lui, per Nello Rossi, eh, tanto per essere cari, vale per Armando Spadaro, vale per tanti esponenti delle correnti della cosiddetta sinistra giudiziaria. Vabbè, diciamo, facciamo questo invito qui dal nostro canale. Eh. Eh, penso che debba essere giusto un momento di confronto interno per eh, capire eh, come realmente funziona il meccanismo correttizio. Al netto, ripeto, della presenza di Luca Lotti alla cena dell'Hotel Champagne in qualità di indagato della Procura di Roma. Nel, ecco, eh, Luca allora Lotti era indagato anche quando venne eletto l'attuale vicepresidente del CSM, tutti lo sapevano. Ecco, io proprio legandomi a quest'ultimo passaggio su, su Luca Lotti, che non, sa, non è oggetto della domanda specifico, però, conflitto di poteri emerso tra magistratura e politica. Se ci può fare una panoramica attuale e i possibili sviluppi alla luce di quello che è stato un terremoto che ha sconquassato la magistratura. Allora, io penso che su questo bisogna essere molto chiari. Nel 1948 entra in vigore la nostra Costituzione, quella che noi eh, gelosamente custodiamo e quella di cui noi gelosamente riteniamo essere un modello eh, per tanti paesi stranieri, soprattutto con riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura e al modello costituzionale eh, che ha portato a individuare una magistratura autonoma e indipendente. Nel 1948 si fece una scelta molto precisa: magistratura, e la riassumo ovviamente, e la sintetizzo anche per i non addetti lavori chiaramente, creare una magistratura autonoma e indipendente dagli altri poteri, attribuire la gestione del potere interno ai magistrati. Questa fu la scelta del Costituente, in altre parole, ve la dovete gestire voi magistrati da soli. Vi diamo una componente laica all'interno del Consiglio superiore la componente laica è eletta dal Parlamento, i laici servono a portare il cosiddetto respiro esterno all'interno del mondo della magistratura, ad avere una sorta di controllo, di vigilanza su quello che accade. Quando all'interno della magistratura questo potere interno viene esercitato attraverso le correnti, che nascono sicuramente con i più nobili ideali, e quelli di rappresentare eh, il diverso modo di intendere la le gente. anime, all'interno della magistratura, anche i laici a quel punto si, eh, si organizzano in qualche modo e quindi abbiamo i laici che sono espressione ora della maggioranza parlamentare ora della minoranza parlamentare. L'organizzazione in correnti della magistratura altro non è che il riflesso della vita politica del paese, la magistratura è composta da 10.000 magistrati, 10.000 magistrati sono la fotografia dello specchio del paese. Come esiste una componente di sinistra, esiste una componente più eh, spostata a destra, una componente più di centro, una componente più ispirata a principi religiosi, una ispirata più a principi laici. Sicuramente dal 1996, anni 2000 in poi, si crea un'inversione di tendenza: I nuovi, ci sono tanti nuovi concorsi, c'è cioè una sorta di ricambio generazionale. I nuovi entrati, più che pensare ad essere attratti da una componente ideologica, sono attratti da una componente, eh, tra virgolette, eh, sindacalizzata, si preoccupano eh, della retribuzione, eh, del carico di lavoro, eh, delle sedie che mancano, eh, degli uffici che non sono eh, idonei. Ma soprattutto a partire dal 2007, anno di riforma dell'ordinamento giudiziario, si scatena una corsa sfrenata al carrierismo. La corsa sfrenata al carrierismo aumenta il potere delle correnti. E aumentare il potere dei correnti significa che le correnti svolgono un ruolo decisivo e centrale anche nella nomina dei procuratori e dei presidenti del Tribunale. Si viene eletti non solo per il merito, non solo sottolineo: il che significa che il merito esiste perché chi concorre per diventare procuratore di Roma o di Milano è ovvio che ha, lo fa perché è titolato per poterlo fare. Cioè non lo può fare un ragazzino appena entrato il procuratore di Roma, lo fa una persona che è titolata, ma l'appartenenza correntizia svolge un ruolo eh, fondamentale e preponderante. Per scegliere il capo di un ufficio occorrono delle estenuanti trattative, mediazioni, patteggiamenti, accordi tra le correnti e con la componente laica. In questo ambito, in questo contesto, si verifica la notte dell'Hotel Champagne, in questo ambito, in questo contesto. Eh, rimangono esclusi coloro che delle correnti non fanno parte che è una voce che è sempre esistita all'interno della magistratura si è fatto riferimento a quei 67 magistrati che magari sono 100 o 200 che da tempo non da oggi reclamavano un proprio ruolo una propria voce e soprattutto richiamavano eh, chi deteneva il potere tra cui il sottoscritto a svolgere una riflessione a dire attenzione perché state escludendo è una sorta di gestione tra di voi escludete quelli che non fanno parte di questo meccanismo e, e vedrete che prima o poi vi travolgerà questa riflessione Vento è stata un po' tardiva possiamo, possiamo dirlo è una riflessione per, per quanto mi riguarda perché gli altri sì, la parliamo, mire, parliamo, la parliamo, sento, cioè, parliamo di la lei parliamo di lei il potere non la riconoscerà mai per quanto mi riguarda era una situazione che avevo ben presente, tanto avevo ben presente questa situazione che nella mia esperienza consigliare rompo un patto eh, che io avevo a sinistra con la corrente di aria, lo sposto tra virgolette con la corrente moderata e quando parlo al personale ovviamente non parlo solo della mia esperienza perché altrimenti eh, raffigurare il mondo correntizio solo e esclusivamente sulla mia persona non fotograferebbe la realtà io ero uno degli esponenti di una delle correnti più importanti della magistratura che si relazionava interloquiva con le altre e eh, sicuramente la situazione che si stava verificando era una situazione che eh, imponeva un momento di riflessione nel mio caso viene sviluppata quando io vengo travolto da quella situazione quando una volta travolto Viene fatta girare una lettera interna nella mailing list dei magistrati, eh, una cosiddetta lettera aperta, dove mi si chiede di spiegare quello che è accaduto, quello che è stata la mia attività, quello che è stato il mio lavoro. La lettera sicuramente aveva intenti provocatori. Io ho preso spunto da quella lettera e ho raccontato come sono andate le cose. E l'ha fatto molto bene perché, ripetiamo, sta, il libro sta veramente scamando le classifiche. Marcello. Sì, allora io voglio partire da un. Uh, un brano del, del suo libro molto breve, una frase: eh, è questa, è impensabile sostenere che negli anni di cui stiamo parlando, quindi eh, quelli che lei ha raccontato in cui appunto faceva attività de, associativa, l'ANM si sia mossa fuori dalla copertura del Quirinale, con il quale io condividevo ogni decisione che comportasse una rilevanza politica. Ecco, le chiedo: rispetto al periodo in cui lei era al vertice della magistratura, l'influenza del Quirinale sulle nomine delle alte cariche della magistratura è mutata? È rimasta immutata? È, è, è cambiata in qualche modo? Ovviamente, che lei possa sapere. Lei possa All sapere. Allora, io è chiaro che rispondo volentieri a questa domanda, anche perché leggendo oggi, come dire, una sorta di nota critica eh, su un quotidiano, del Foglio. Mi sento in dovere di ribadire che il mio riferimento alla figura di Loris D'Ambrosio eh, è un riferimento per me molto importante perché Loris D'Ambrosio non lo rievoco perché non c'è più, ma lo rievoco. Loris D'Ambrosio, spieghiamolo a chi ci ascolta, è il consigliere esatto. giuridico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, figura assolutamente centrale. Loris D'Ambrosio nel meccanismo, nel punto di equilibrio tra i poteri dello Stato e quindi se lo rievoco lo rievoco in positivo e penso che rievocare in positivo una figura che non c'è più debba essere come dire un riferimento eh, per tutti coloro che con Loris D'Ambrosio hanno avuto la possibilità di relazionarsi. Eh, detto questo io che cosa dico? Dico che nella eh, ANM da me presieduta negli anni dal 2008 e dal 2012 si verifica una situazione molto particolare. Il 2008 è l'anno in cui, parlo del gennaio 2008, il governo di centrosinistra, presieduto dall'allora presidente del Consiglio Romano Prodi, cade a seguito di un'inchiesta giudiziaria, l inchiesta di Santa Maria Capovetere che riguardava la moglie dell'allora ministro eh, della giustizia Clemente Mastella. Nel gennaio del 2008 Mastella fa un discorso al Parlamento che riceve un applauso bipartisan sul tema della giustizia, un discorso fortemente critico nei confronti della magistratura e delle, eh, della modalità di svolgimento delle indagini, Fu un campanello d'allarme molto importante per l'intera magistratura. Nel marzo del 2008 vengono fatte le elezioni, con una maggioranza schiacciante vince la maggioranza di centrodestra. Berlusconi diventa presidente del Consiglio, la magistratura si ricompatta, si ricompatta a mio avviso, ma non a mio avviso perché è un'esperienza da me vissuta, stravolgendo in qualche modo il suo ruolo, diventa una sorta di opposizione politica e questo penso anche con una sorta di beneplacito eh, da parte della sinistra, perché tutto sommato quel ruolo, eh, quel lavoro sporco, lo faceva direttamente l'Associazione Nazionale Magistrati, che giustamente per impedire delle riforme punitive... E che potevano in qualche modo limitare l'autonomia e l'indipendenza, stravolge il suo ruolo e diventa una sorta di opposizione politica. Per fare questo ruolo in quel periodo, in quel contesto, c'era una, eh, non dico quotidiana, ma costante interlocuzione anche con la presidenza della Repubblica fisiologica. Perché il Presidente della Repubblica è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, perché chi presiede l'Associazione Nazionale dei Magistrati necessariamente ha bisogno di una interlocuzione con il quirinale. Quello che avviene è quello che io poi ho descritto nel mio libro. Io penso che questo eh, ruolo eh, debba essere oggetto di riflessione. Non dico se è giusto o sbagliato, poi ovviamente oggi maturo le mie eh, considerazioni, però io penso che il ruolo di opposizione politica debba spettare ad una sorta di minoranza politica, non alla magistratura perché se la magistratura diventa una sorta di partito politico si stravolge il ruolo, il cittadino rischia di rimanere confuso e quando va a fare un processo necessariamente gli chiede ma quel giudice a che corrente appartiene, di sinistra o di destra? E si crea un momento di cortocircuito politico istituzionale. Questo ho voluto raccontare, questo io lo racconto per metterlo a disposizione di tutti, per stabilire se è giusto, se è sbagliato, se va bene, se non va bene o se non corrisponde alla realtà. Ecco, proprio parlando del forse azzardo a dire che la pubblicazione del libro ha provocato un terremoto maggiore o comunque rinnovato rispetto allo scoppio del 2019 del caso che l'avete protagonista. Con il libro si è riaperta una ferita che non si era veramente ancora chiusa e questa ferita ha sanguinato parecchio. Pochi giorni fa, il 25 marzo, se non sbaglio, Dopo che lei si è reso disponibile più volte per essere sentito dal CSM, viene ascoltato a porte chiuse dalla prima commissione. Tra l'altro, una decisione, quella delle porte chiuse, duramente criticata sin da subito dai radicali. Si sono fatte molte ipotesi sugli argomenti da lei affrontati in quell'ora e mezzo di, di confronto, appunto, tra lei e la prima commissione del CSM, quello che le chiediamo e che speriamo possa dirci è. Tra quanto tempo potremo avere i dettagli su questo incontro? Perché ovviamente siamo molto curiosi di sapere cosa le hanno chiesto e lei cosa ha detto. Guardi, questo ovviamente non dipende da me, c'è cioè, eh, la presidente della prima commissione, che è la dottoressa Chenaia, che per gli strani casi della vita entra CSM dopo il terremoto che mi ha riguardato, quindi in qualche modo... Come dire, eh, le vicende del Troia poi hanno avuto eh, degli effetti per alcuni malevoli, per altri benevoli. Eh, dovrebbe poi stabilire eh, se è interesse di tutti conoscere o meno i racconti che faccio. Quello mh, che io ho ribadito sin dall'inizio è che io so benissimo che il racconto che io devo fare è un racconto che deve essere eh, documentalmente riscontrato con delle chat, con dei documenti, con dei testimoni. Io mi sono mosso sempre in questa ottica perché so benissimo che se poi parlo di fatti, di esperienze di vita da me vissuti, ma che sono, non sono in grado di dimostrare, il mio racconto non potrebbe essere creduto. Però una contraddizione in chi mi critica, io devo evidenziarvela. In un paese nel quale si dà grande credibilità, ai racconti dei pentiti abbiamo fiumi di giurisprudenza dei collaboratori dei collaboranti dei pentiti di corre dei testimoni indiretti, dei testimoni assistiti. Quante sentenze di condanna si sono basate su racconti di imputati, coimputati, testimoni assistiti, collaboratori di giustizia? E poi. In qualche modo si mette in dubbio la veridicità del mio racconto, qualcosa non mi torna. Cioè, io penso che ormai, alla eh, luce di quello che è accaduto, sia, gioco forza, necessario invece eh, avere un momento di confronto pubblico sul tema e sul discorso. Ma lei sta dicendo no. questo perché ha avuto, avuto l'impressione che nel suo confronto... No, ma io dico, io dico che non ho nessuna difficoltà se io faccio un racconto su una persona di avere un confronto pubblico con la persona di cui racconto e di oggi la notizia è che anche la commissione antimafia eh, voglia udirmi io mi metto a disposizione di tutte le istituzioni come sempre ho fatto mi sono messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di perugia della procura generale della cassazione della prima commissione del csm della commissione antimafia non avrei nessuna difficoltà a mettermi a disposizione di una commissione d'inchiesta però siccome mi rendo conto eh, che sono argomenti delicati tanto vale avere di fronte il eh, legittimo contraddittore per vedere in che modo avere un confronto, per vedere se il racconto che io faccio, ad esempio, eh, su come si sono svolte determinate nomine sia vero o no. Eh, questo penso che poi possa essere eh, un momento di beneficio per tutti e, e soprattutto per valutare, ripeto, la tenuta del sistema attuale correntizio all'interno della magistratura e vedere se ero io solo ed unicamente l'esclusivo protagonista di un sistema, se viceversa, eh, potevano essere altri. Sottolineando un'altra cosa che l'utilizzo del paro della parola sistema, e anche su questo eh, permettetemi una nota critica sempre con lo stesso articolo che ho letto oggi: non necessariamente eh, de deve implicare riferimento a un sistema criminale, perché la parola sistema indica una relazione tra più. Eh, soggetti esistenti in un determinato contesto relazionale. Si parla di sistema quando più soggetti si relazionano tra loro, che era un po' quello che accadeva nel mondo delle correnti, più soggetti che tra di loro si interloquiscono, si confrontano e, e si determinano. Domanda che è così, quindi lei lo, lo difende questo sistema delle correnti o in qualche modo mh, andrebbe mh, rivisto, non dico allora... condotto, ma rivisto? Se io l'ho raccontato, l'ho raccontato dopo che quel sistema viene messo pesantemente in discussione e dopo che si fa un'operazione fuorviante, individuare quel sistema solo e esclusivamente con l'agire di una persona, che sarei stata io. Siccome questa visione è fuorviante, non perché lo dico io, ma perché lo dicono i fatti, lo dicono le mie chat lo dicono i documenti che sono stati riscontrati, io a quel punto mi sono sentito in dovere di raccontare come funzionava quel sistema. È un sistema che è stato in vigore per 60 anni. C'è chi ha operato meglio, c'è chi ha operato peggio, c'è chi ha operato a metà. Fatto sta che quel sistema con la mia vicenda è stato pesantemente messo in discussione. Io offro un racconto e dico... È attuale regge ancora a mio avviso alla luce di quello che è accaduto non può più reggere e siccome non può più reggere perché anche all'interno della magistratura tanti magistrati sono insofferenti a questo sistema ragioniamo ragionate su come migliorarlo su come superarlo su come trovare una soluzione migliore se la risposta è Abbiamo tolto uno oggi funziona meglio. Io personalmente vi dico, non ci credo. Sicuramente ci sarà chi è più bravo di me, non c'è dubbio. Però secondo me non è risolutivo del problema. Il problema è più strutturale. Il problema strutturale è che oggi all'interno della magistratura rimane preponderante il ruolo delle correnti. Non lo dico io. Leggetevi le recenti sentenze del TAR sulla procura di Roma, sulla scuola superiore della magistratura. Vi evidenziano pari pari le stesse problematiche che caratterizzavano il mio agire. Io da uomo delle correnti, quando ero presidente delle correnti, del, della NM, quando ero esponente di spicco di una corrente della NM, temevo una riforma che avrebbe messo in ginocchio il sistema correntizio, che era quella del sorteggio. Il sorteggio avrebbe spezzato il predominio delle correnti perché di fatto, con tutti i rischi del caso ovviamente, avrebbe potuto portare una Nuova classe dirigente al posto di quella esistente, questo è quello che temevo, quello è questo, eh, che temevamo all'interno delle correnti. Ecco, ad esempio, il sorteggio potrebbe essere un meccanismo che scardina l'attuale sistema, ma proprio perché lo temeva, poi certo. eh, a ribadirlo o a sostenerlo, Bene. Marcello, sì, allora voglio. Continuo sul filone di così, fare dei link anche a magistrati di cui lei ha parlato o comunque con i quali ha avuto, ha avuto a che fare da che fare. Eh, il suo rapporto sia quello attuale, ovviamente, anche se magari diverso da appunto, che quello passato, eh, con, eh, con eh, Cantone e anche le contraddizioni che stanno emergendo nel corso del processo, visto che Cantone è procuratore a, a Perugia, dove appunto si, si discute la, il procedimento che la riguarda. Ovviamente su questa domanda non mi sento di poter rispondere, posso dire solo che ho il massimo rispetto istituzionale per chi oggi ha il compito di indagare sui fatti e le vicende che mi riguardano. E per quanto riguarda il suo rapporto invece passato, precedente a questa vicenda? È un rapporto che si è svolto in termini istituzionali, eh, ognuno nel diverso ambito del settore, lui come Presidente dell'ANAC, io come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, sempre improntato al massimo rispetto. Bene, allora, eh, dottor Palamara, adesso le facciamo invece una domanda che esula dai contenuti del suo libro, ma che è più in linea con gli argomenti che solitamente trattiamo nel nostro format, che tra l'altro sta per compiere un anno, quindi siamo veramente giovani. Spesso ci occupiamo di casi di cronaca nera, abbiamo affrontato l'argomento mostro di Firenze, abbiamo parlato della coppia di serial killer Ludwig, e affronteremo prossimamente, questa è una piccola chicca per i nostri ascoltatori, il caso di Carlasco. Ecco, tra tutte queste vicende... Una in particolare ci ha lasciati particolarmente perplessi. Crediamo che eh, un suo punto di vista in merito possa essere importante, la strage di Erba. Senza soffermarci sulla colpevolezza e innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, quello che ci ha davvero incuriosito è, per esempio, come dei reperti mai analizzati che avrebbero aiutato a far luce sulla vicenda siano stati distrutti prima delle decisioni dei giudici di Cassazione è ancora come una corte d'appello che prima aveva approvato degli esami, poi all'udienza successiva abbia cambiato idea. Quindi la domanda è: è possibile che l'opinione dei media e quindi l'opinione pubblica, che in quel caso aveva individuato nella coppia ora in carcere gli assassini di quattro persone, possa influenzare il corretto svolgimento delle indagini, determinando una verità che in questo caso ha davvero tanti punti oscuri? Ecco, ci interessa il suo punto di vista in relazione a questa vicenda, ma anche più in generale ad altre vicende, allora io penso che su questi temi, le vicende che voi avete trattato, eh, si possa, da un lato, dire che c'è una attenzione notevole da parte dell'opinione pubblica, perché sono casi e situazioni che riscuotono storicamente eh, l'attenzione anche dei non addetti ai lavori. E che spesso creano un problema di fondo, quello del rapporto tra il processo mediatico e il processo che invece si deve svolgere nelle aule di giustizia. Si tratta di due eh, situazioni che viaggiano a velocità diverse. I tempi del processo penale non corrispondono ai tempi del processo mediatico. Il processo mediatico eh, si rivolge in prima battuta ai telespettatori e cerca eh, in qualche modo di trovare un'immediata soluzione per stabilire che è il colpevole. E chi viceversa eh, debba essere assolto. Le vicende a cui avete fatto riferimento proprio testimoniano eh, questa situazione. Nell'ambito mediatico eh, si è portati subito a poter esprimere un'idea, un'opinione eh, quasi immediata. Eh, eh, penso tanto per fare un esempio anche a quello che è accaduto, ho letto velocemente alla trasmissione di ieri di chi l'ha visto sul... Eh, eh, il cosiddetto ritrovamento di Denise Pipitone Bisogna. rispetto a poi quelle che sono le indagini penali i tempi del processo penale invece sono diversi eh, in situazioni difficili e complicate come quelle cui lei ha fatto riferimento eh, può capitare nel processo penale una diversa valutazione delle prove eh, tra il giudice di primo grado e il giudice di secondo grado e quando parlo di prove mi riferisco al dibattimento perché, anche sul termine prova, purtroppo eh, duole constatare che anche importanti colleghi facciano ancora confusione tra gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari e quelli nel dibattimento. Le prove si raccolgono nel dibattimento. È vero però che la diversità di valutazione tra il giudice di primo grado e il giudice di secondo grado, quello di legittimità della Cassazione, possa portare a. A un momento di disorientamento dell'opinione pubblica perché non si capisce come e perché, eh, poi, le decisioni possono in qualche modo cambiare. Ma su un caso del genere, cui lei ha fatto riferimento, è giusto pure dire che c'è un'evoluzione tecnico-scientifica, soprattutto eh, sulle modalità di acquisizione e poi di valutazione della prova, che indubbiamente può in qualche modo influire. Detto questo, è ovvio. Eh, che eh, comunque anche su queste vicende si gioca di molto la credibilità della magistratura sulla tenuta delle decisioni, quello che spesso purtroppo invece non accade. Bene, allora, Marcello, eh. arriviamo invece adesso a sì. un po' il tema caldo del nostro. Sì, sì un po è un punto che. Eh... Lo, lo dico anche a beneficio del dottor Palamara, i nostri, per i nostri ascoltatori è molto importante e, e riguarda, riguarda anche una parte della sua carriera, cioè il caso Moro. Allora, nel 2014 lei si occupava de, de la, de, delle indagini del caso Moro ed è stato negli Stati Uniti per eh, interrogare Steve Piegenic, che era uno dei consiglieri eh, americani che eh, eh, durante la gestione del sequestro Moro furono in Italia. All'epoca in cui ci fu l'audizione, eh, di cui ovviamente non, non si sono saputi i dettagli fino in fondo, però eh, gli articoli di stampa dell'epoca riportarono sostanzialmente che eh, eh, Piezunic, che aveva eh, poco tempo prima eh, pubblicato un libro Abbiamo ucciso Aldo Moro e rilasciato un'intervista a, a, a Giovanni Minoli su Radio 24, nel quale sostanzialmente diceva Io sono venuto in Italia. Perché eh, Moro doveva essere eh, ucciso, quindi abbiamo contribuito ad ucciderlo, abbiamo fatto sì che le Brigate Rosse lo uccidessero. Ecco, lei è stato ascoltato poi dalla seconda commissione Moro in audizione. Mi ha colpito molto una cosa, la, mh, la seduta che riguardava la sua audizione è stata secretata subito, cioè non, non c'è nessuna parte resa pubblica. Ovviamente non le chiedo. Di dirci che cosa ha detto, perché se l'audizione era segretata, c'era un motivo, però le domando eh, come veramente a titolo ecco, di, 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 di curiosità per capire, eh, poiché gli articoli dopo la sua missione negli Stati Uniti sostanzialmente riportarono che eh, l'interrogatore non aveva avuto un gran esito, nel senso che le, Piezenich si era rimangiato un po' tutto quello che aveva detto nel libro e nell'intervista a Minoli, perché poi. La, la sua audizione fu segretata, cioè nel frattempo era successo qualcosa oppure c'era qualcosa che eventualmente non era filtrato da, da quella sua missione. negli Stati Uniti guardi io, guardi, io ho avuto nel mm, momento precedente alla mia esperienza consigliare eh, il compito di dover affrontare. Eh, delle nuove emergenze che avevano riguardato il caso Moro. Tra queste nuove emergenze, eh, in particolar modo, eh, vi era la necessità di sentire questo Steve Picenic eh, che per i telespettatori, è, vale ribadirlo, eh, era una figura di raccordo tra l'Italia e gli Stati Uniti eh, in occasione del sequestro eh, Moro. Quindi parliamo eh, dei famosi 55 giorni che poi portarono eh, alla, al rinvenimento dell'onorevole Moro il 16 maggio del 1978. Eh, per chi eh, si imbatte nella vicenda dell'onorevole Moro, almeno parlo per la mia esperienza professionale, poi c'è una sorta di immedesimazione totale in quella vicenda perché rimane una vicenda centrale e cruciale nella storia politica italiana. Eh, tutto passa sicuramente in quei drammatici 55 giorni, eh, tutta la storia d'Italia passa sicuramente anche eh, la figura e il ruolo di questo personaggio, eh, del perché quel personaggio venne affiancato, o meglio ancora svolse il ruolo di consulente con l'allora ministro degli interni Francesco Cossiga. Eh, anche su questo eh, io la ringrazio perché qualcuno che evidentemente voleva speculare sulla mia vicenda quando è venuta fuori ovviamente la notizia del CSM della mia poi sospensione e rimozione del Consiglio Superiore della Magistratura ha voluto forse troppo frettolosamente abbinare la mia figura eh, a qualche come dire, segreto nascosto della vicenda Moro eh, vorrei dire e vorrei dirvi e vorrei dire agli spettatori che ci ascoltano che io sono il primo che combatterà perché si faccia eh, totale chiarezza sulla vicenda Moro e non solo e lo spirito che mi ha animato in quei giorni era anche se disperatamente perché capite bene che svolgere un'indagine 40 anni dopo è pressoché impossibile dobbiamo essere eh, realisti e quello di capire che cosa era accaduto eh, che cosa poteva rappresentare questa figura, lei ha fatto riferimento a un'intervista eh, di Giovanni Minoli che sicuramente eh, fu molto importante per eh, fotografare questa situazione. E io proprio in quest'ambito in questa occasione mi recai a fare una rogatoria a Miami, dove risiedeva eh, sì, Fischerich per cercare di capire quello che era successo in quei giorni. Non vi racconterò il verbale per i motivi che lei ha detto. Accadde che, però, dopo che venne istituita la commissione Moro, presieduta dal presidente Fioroni, in quell'ambito e in quel contesto, io venni sentito. Del perché venne segretata la mia audizione? Io, ovviamente, come coloro i quali hanno tentato maldestramente di criticarmi, pure io vorrei capire come e perché è stata eh, criticata, quando e laddove dovessi essere messo nelle condizioni, sono il primo. A voler riferire raccontare ciò eh, che mi ha raccontato Silpiceni, che quelle che sono state le mie impressioni sul momento, eh, quelle che sono state le vicende che in qualche modo hanno riguardato il suo racconto. Su questo, ovviamente, eh, io mi rimetto a disposizione, ma come voi, anch'io sono curioso di comprendere il perché, eh, quella mia deposizione è stata segretata. Quindi, noi, noi la prenotiamo sicuramente per venirlo a dire a ah. noi appena sarà possibile. <ride> E questo, questo ci conforta. E lo farò perché, con piacere. Ci conforta perché non ha fatto scena Muta Allora, questo Steve, perché il dubbio era anche quello. E, e quindi, evidentemente, eh. posso, posso aggiungere una sono, nota? Stiamo da... dire tranquillamente che sono vicende talmente complesse che ovviamente ne esercitano di, di varie situazioni. Diciamo, quindi. Posso, di posso varie aggiungere ragioni. proprio una nota volante? Tra l'altro, se non ricordo male, nel periodo in cui lei si è occupato della vicenda Moro. Si occupò anche di un altro punto che è rimasto sempre molto particolare, cioè la famosa questione della moto-onda, no? Che ci, 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 sì. si parlò in quel periodo anche di, 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 di quel punto lì, della moto-onda e la moto anche del sì. cosiddetto rinvenimento della Renault 4 in via Caetani. Ecco. Insomma, pun punti delicati e salienti della vicenda. Eh, abbiamo capito che dovremmo dedicare un'altra puntata al dottor Palamara soltanto sul caso Moro e ovviamente i nostri ascoltatori saranno contenti. Allora, eh, dottor Palamara, siamo, ci avviamo alla, alla conclusione. Diciamo che il nostro format un po' si distingue, almeno sui social, perché eh, c'è una grande interazione con il nostro affezionato pubblico. Eh, quindi io uh, avrei selezionato una domanda abbastanza ricorrente, che mi permetto quindi di girarle. In particolare ce la fanno Stefano Dedalo su YouTube e Davide Di Palo qui su Facebook. Ci chiedono perché quella credine di Cossiga nei suoi confronti? Guardi, eh, me lo sono sempre chiesto, io quello che posso dire, con è... molta schiettezza, come penso sia stata la nostra chiacchierata dove grazie a voi penso di aver parlato senza remore e senza vincoli, in maniera anche diversa da come spesso mi capita di parlare nelle trasmissioni. Ci fa piacere. Radiofoniche, quel giorno accadde che era una delle mie prime esperienze televisive, eh, direi di impatto con il mondo dell'informazione, eh, quel giorno è il giorno dell'arresto della moglie del ministro della giustizia Mastella. Tornavo da una visita agli uffici giudiziari di Catania e di Caltanissetta, vengo invitato ad una trasmissione che in quegli anni era molto seguita, che era una trasmissione su Sky della conduttrice Maria Latella. Eh, sapevo che il mio compito non sarebbe stato facile perché andavo lì nella veste difensore, eh, di difensore di un'indagine di cui non conoscevo le carte. E di cui non conoscevo come dire esattamente gli sviluppi. Eh, la mia posizione in quei giorni, in quella trasmissione, fu quella ovviamente di una sorta di difesa di ufficio dei pubblici ministeri, e dei giudici che avevano svolto l'indagine. Eh, rispetto alla quale, eh, come si conviene eh, spesso a chi ricopre, quelle cariche politiche associative si mettono insieme delle frasi più o meno fatte, quello che feci io. E verso il finale della trasmissione viene introdotto eh, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Eh, io lo sentii molto alterato, eh, alterato nella voce, alterato nei toni. L'abbiamo sentito sì tutti. nel modo di essere. E mi vennero in mente i suggerimenti paterni. Quando parlo di suggerimenti paterni, parlo della figura per me più importante nella mia vita. I cui insegnamenti erano se c'è una persona più anziana, bisogna avere rispetto e soprattutto evitare di, di trascendere. A quel punto, velocemente, elaboro tre situazioni, o rispondo male o mi alzo e me ne vado, o faccio finta di niente, feci finta di niente. Eh, però lo feci con molta sofferenza nei giorni successivi eh, il presidente Cossiga cercò in qualche modo di chiarire l'equivoco ma io qui eh, molto per all'epoca e non eh, stabilì più un contatto mi sono sempre chiesto del perché accadde quella situazione oggi risponderei dicendo che in fondo eh, Cossiga altro non voleva fare che Prendere le distanze dalla difesa ad ufficio di una magistratura associata e prendere le distanze eh, da un'inchiesta che a suo avviso eh, metteva in ginocchio la politica. E su quello oggi ragionerei e mi confronterei in maniera diversa. Però è ovvio che col seno chiaro, di poi è molto certo. più facile farlo. E tanti ascoltatori in questi giorni infatti avevano ho detto se ci fosse stato ancora mm. così che sarebbe stato bello un confronto Mi ovviamente noi mi avremmo... sarei confrontati in maniera diversa, sarebbe stato reciproco la diversità, diciamo, certo. sia mia che sua. Marcello, c'è un'altra domanda che vogliamo girare al dottor Palomara prima di salutarci? Eh, ma io ho una, una io finale che mi tengo però come che, che ti viene, diciamo come come, come come conclusione come, esatto, conclusione. come, come, come chicca ma eh, secondo me è, è interessante la domanda che ci pone eh, Kevin Reed Jones un nostro ascoltatore che ci segue da YouTube e lei chiede per eh, porre fine al tra virgolette sistema che cosa si può fare ed eventualmente quali resistenze incontrerebbe una soluzione anche definitiva al cambio di questo sistema? Le resistenze sono che in Italia eh, esistono molte corporazioni, eh, la magistratura, inutile negarlo, è una di queste, che le corporazioni difficilmente eh, vogliono cedere eh, il proprio potere, i propri privilegi, eh, le proprie prerogative. Senza rinfocolare polemiche, basta guardare le ultime situazioni che si sono verificate in merito alle cosiddette vaccinazioni. Di fronte a una situazione del genere è chiaro che l'idea del cambiamento è un'idea sempre di difficile attuazione all'interno di questi mondi. Non dimentichiamoci che nel 1987 eh, il Partito Radicale chiese un referendum sulla magistratura e circa l'87% dei cittadini italiani si dichiarò favorevole alla responsabilità civile dei magistrati, e quindi evidentemente eh, era d'accordo nel eh, maggiormente valutare e controllare il lavoro del pubblico ministero e dei giudici in generale. Nel 1996, la loro ministro della giustizia Flick introdusse voleva introdurre il riferimento alle pagelle. Evidentemente tutti questi segnali non sono stati mai compiutamente recepiti all'interno della magistratura, e questo lo dico anche. Eh, come autocritica verso me stesso perché c'è una tendenza ad autoproteggersi e ciò di cui si discute all'interno della magistratura è la cosiddetta autoriforma cioè se ci riformiamo lo decidiamo noi magistrati quindi il ruolo della politica diventa marginale il ruolo di chi può svolgere le riforme altrettanto la politica spesso non è in grado di fatta perché chi deve fare le riforme è a sua volta so sottoposto a vicende penali e Quindi occorre che si morde la coda. Questi sono i, momenti, i motivi per cui spesso una riforma interna risulta difficile. Però io invece penso che senza eh, come dire, voler eh, attivare delle riforme punitive sia molto importante per il paese, per i cittadini, per i tanti magistrati che lo chiedono, eh, avere un, una sorta di scatto di orgoglio e modernizzare un sistema, ad esempio il governo Draghi. È un governo che deve guardare all'Europa. La next generation EU chiede una giustizia che funzioni e avere il coraggio di affrontare anche delle riforme strutturali. Il mio contributo era finalizzato ed è finalizzato a questo. Allora, un'ultimissima domanda del pubblico, perché la ritengo una domanda doverosa, di Salvatore Livorno che scrive: Articolo 101 della Costituzione, la giustizia è amministrata a nome del popolo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questi principi valgono ancora un comune cittadino. Ancora avere fiducia nella giustizia? e Chiedo una risposta al di fuori di ogni retorica. Il cittadino deve avere fiducia nella giustizia, e io, se ho fatto, ho voluto offrire il mio contributo è proprio per questo. Ci sono tanti, tantissimi giudici che sono al di fuori dei meccanismi del potere che io ho descritto. Quello che io ho descritto è una sorta di oligarchia, non riguarda tutti i giudici. Tantissimi giudici domani mattina. Anche che una festività pasquale andranno in udienza a fare una separazione, un divorzio, un processo per furto, per droga, eh, per rapina, per violenza sessuale e andranno oh, con eh, le mille problematiche che riguardano eh, il nostro mondo. Per loro, eh, io penso che eh, questo discorso deve essere fatto. Io penso che i cittadini, da questo punto di vista, debbano avere fiducia nella giustizia. Esiste però. Una situazione interna della magistratura rispetto alla quale ogni riflessione, secondo me, deve essere un motivo di ulteriore riflessione. Per questo io penso eh, che il cittadino deve essere ancora di più oh, coinvolto in un meccanismo riformatore nell'interesse dei cittadini per una giustizia che applichi i principi giusti. Ecco allora siamo arrivati a conclusione. Dottor Palamara, questa è un'ultima domanda che eh, diciamo non è quella che mi ero programmato inizialmente. Lei ha detto in, proprio all'inizio di questa bella puntata per cui ancora la ringraziamo e per cui ringraziamo Rita Di Giovacchino che speriamo ci stia seguendo da casa. la quale che mando sente... un caro permettete di mandare un caro saluto. Assolutamente, assolutamente. assolutamente. E lei ha detto che si sente ancora. Ecco io le chiedo Luca Palamara come si vede da qui ai prossimi dieci anni? Eh, ovviamente non ho la sfera di cristallo, se l'avessi come dire, potrei programmare meglio la mia vita. Adesso c'è un primo obiettivo che sarà il ricorso alle sezioni unite. Perché la decisione che mi ha riguardato non è una decisione definitiva, ma una decisione temporanea. Eh, e sono fermamente convinto di dovermi battere per ristabilire la verità. Eh, sono fermamente convinto però di dover offrire il mio contributo alla vita politica e sociale del paese l'ho iniziato a fare nella commissione giustizia del partito radicale e io da quel luogo da quel contesto voglio continuare come dire a dire la mia sul tema per il quale tanto mi sono adoperato e tanto mi sono battuto bene posso, posso, posso fare un'ultimissimissima giuro proprio veramente... anche perché è il tuo compleanno quindi, eh, eh, quindi allora, auguri Grazie. Allora, mi, 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 fa, mi fa il regalo dell'ultima domanda. Se diciamo, inquadriamo la sua vicenda eh, nell'ambito del, del meccanismo de, dell'oligarchia, come l'ha definita lei all'interno della magistratura, un regicidio diciamo, è una forzatura oppure diamo una definizione calzante? No, è una forzatura perché tutti sanno quelli che hanno condiviso. Questi tanti anni con me, che io ero solo un interlocutore eh, con tanti altri miei colleghi che rappresentavano le altre correnti. Non, la magistratura è refrettaria all'idea dell'uomo solo al comando, e anzi quello che mi è accaduto è proprio perché forse sono stato percepito come un uomo solo al comando. Ma chi conosce veramente le dinamiche interne sa che non è così, sa che all'interno della magistratura esistono tanti interlocutori, tanti rappresentanti, tanti detentori di una sfera di potere e che purtroppo spesso proprio diceva qualcuno il potere logora chi non ce l'ha ma spesso invece il potere logora o diventa fonte di conflitto per chi lo ha e in questo ambito e in questo contesto mi sono trovato. Perfetto. Bene. Allora, Perfetto. dottor Palomara, noi la invidiamo, adesso la metteremo fuori dallo schermo a aspettarci per i saluti. Che vi i nostri le ospiti le ogni volta. Con le Records la ringraziamo ancora per essere stato qui con grazie noi. Molto. Tanto apprezzamento per questa puntata. E speriamo, ce lo stanno chiedendo in tanti, di averla con noi parlando di un argomento appunto a noi caro come può essere quello del caso Moro. Quindi, sicuramente un, un focus sul caso Moro. Le arriverà il nostro invito. Le il nostro invito. Grazie, grazie. grazie, buon lavoro a voi. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie. Marcello, è stata una bella puntata, ospite, ospite che non si è sottratto alle nostre domande, la cosa ci fa veramente tanto piacere, non è stato ovviamente banale averlo qui, quindi ringraziamo di nuovo anche Rita di Gioacchino Assolutamente avrebbe dovuto essere qui con noi, ha cercato fino all'ultimo minuto, non ce l'ha fatta, la salutiamo veramente con uh, grande affetto. Marcello, molto velocemente poi chiudiamo, ricordiamo i prossimi sì. appuntamenti target di Darkseid. 6 aprile, il prossimo appuntamento di cui ancora non abbiamo il titolo. Esatto. Di Fasanella risponde, sorpresa. E poi sorpresa. in questi giorni ce lo state chiedendo in tanti. Il 10 aprile ricorrono i 30 anni della tragedia, della strage del Moby Prince. Ebbene, noi il giorno precedente, il 9 aprile, dedicheremo una puntata con degli ospiti che ancora non vi riveliamo, ma molto importanti alla strage del Moby Prince. Detto questo, Marcello, ancora tanti auguri da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori Grazie. e le ascoltatrici che salutiamo con affetto. Sono stati tanti affezionati. Buongiorno. Qualcuno, anche i nuovi, li, diciamo, continuate a seguirci sui esatto. nostri canali. La puntata ovviamente rimane disponibile su YouTube e su Facebook. Abbiamo un canale Instagram, seguiteci e se volete sosteneteci. Il, il passaggio sotto è abbastanza esplicito, quindi sapete come fare. Allora, un saluto a tutti, buonanotte. Ciao a tutti.